Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento su Clash Royale. È l'una e mezza di notte e sono qui a fare questo video dopo che purtroppo l'Italia ha perso agli europei. Io sono ancora molto triste perché non meritavamo assolutamente di perdere, è stata una cosa che veramente mi ha colpito al cuore. Anche perché abbiamo perso i rigori come poveri stronzi e hashtag nei commenti Pelé e Zaza fanno cagare il cazzo. Ma ora concentriamoci un attimo sul video di oggi. Questo video lo pubblicherò il giorno dopo e scusate se mi sentite un po' come il cazzo, però devo parlare per forza a bassa voce perché altrimenti muoio. Vabbè, lasciamoci alle spalle questi europei e questa tristezza e pensiamo alle nuove leggendarie. Le due nuove leggendarie di Clash Royale forse ci risolleveranno un po' l'umore. Questa che vedete qui si chiama The Log, ovvero non so, il legno. Vabbè, tanto basta cercare su Google Translate della traduzione pressoché è quella. In ogni caso, questa è una specie di asse di legno con gli spuntoni che si tira, che si mette in un punto del campo e che rotola, praticamente come lo stesso effetto che fa la roccia del bocciatore, e colpisce e fa danno alle unità. Da una distanza, vedi, ha un range di 9,6, quindi questo vuol dire che effettivamente per 9,6 metri, non so che sono, farà questo danno di 240 e di 96 alla torre, quindi comunque può aiutare. L'altra carta invece è il taglialegna, ovvero il lumberjack, costa 4. Questa truppa ha 900 punti vita, quindi comunque un po' di punti vita, non tanti però. Fa 260 di danno a colpo, colpisce anche abbastanza velocemente, infatti ha 1,1 velocità di hit, è anche una truppa veloce, cioè si muove velocemente sul campo e ha una cosa particolare, il Rage Effect, cioè quando questa truppa muore lascia intorno a sé la pozione della furia, cioè perché lui porta sulla spalla la pozione della furia che a quanto pare, da quanto si vede da questa immagine, lui se la beve. Quindi in questo caso quando muore la bottiglia cade, si rompe e quindi si sprigiona questa furia che dura per non so quanto tempo. Poi qui se cliccate su info quando uscirà l'aggiornamento potrete saperlo. Però lui Chef Pat purtroppo non l'ha visto. Ricordo che questo video proviene direttamente dal canale di Chef Pat. Poi si mette il log che colpisce praticamente i barbari e li leva un po' di vita. Sostanzialmente può essere utile nella difesa, ma serve sempre il supporto di un'altra truppa perché altrimenti solo il log non ce la fa. Poi qui CF mette il bombarolo e mette qui davanti, scelta che non ho capito, il lumberjack. Sì, effettivamente serve per farlo morire in fretta, di modo che poi, guardate, muore e esce la furia, che lui porta con sé la furia. Quindi è piuttosto semplice così, cioè è piuttosto semplice, è più bello. Cioè. Il bombarolo con la furia riesce a tirare ben tre bombe sotto attacco della torre, che non è male. Vedete questa scena? Il bocciatore che tira le bocce. E il principe non riesce ad arrivare dal bocciatore, cioè non ce la fa. E qui come combo finale il log colpisce un'altra volta il principe che in fin di vita non riesce proprio ad arrivare alla torre. Quindi questo nuovo aggiornamento si baserà molto su questa cosa che le carte vengono spostate sia per effetto del log sia per effetto del bocciatore. Qui vedete anche il coso fa anche dei danni non indifferenti, vedi, lo ammazza anche abbastanza facilmente. È morto un'altra volta il coso e adesso il gigante è sotto effetto della furia. Quindi comunque come strategia, cioè come carta non è male, però bisogna saperlo usare perché comunque non è una carta che di certo va utilizzata da sola. Però in questo caso vedete il log ha fatto tantissimo male un po' a tutte le carte che stavano lì, quindi la torre si sbarazza in fretta di tutto con un colpo solo. Qui il bowler viene utilizzato anche per la difesa, cioè come vedete va benissimo anche per questo. Vedete, si vede proprio la bottiglia dell'elisir che ha in mano, quindi qui vedete lo stesso effetto di cui vi parlavo prima, il bocciatore che colpisce il prince e non, per me, guarda, non si fa male, cioè è riuscito pertanto a proteggere anche il lumberjack. È una cosa incredibile, è veramente incredibile. Qui è persino arrivata la torre, quindi pensate un po'. Qui muore, sprigiona la furia e ovviamente il cavaliere con la furia, già il cavaliere di per sé è sottovalutato, poi figuriamoci con la furia e qui, vabbè, penso che la partita finisca così, no? Non penso riesca a fare le 3 stelle. Però qui c'è un bel lumberjack pronto a combattere che se muore il bocciatore sotto la furia e infatti, vabbè, manca il servito.
incredibile, davvero delle belle carte. Prepariamoci a vedere dai grandi canali, tipo, non so, Ciccio Gamer o altri, dei grandi chest opening, perché sono curioso di vedere effettivamente questa carta, come potrà essere utilizzata. Grazie mille per aver visto questo video a 1:30 di notte, non mi è mai capitato di registrare a quest'ora, wow. E lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per continuare a rimanere aggiornati per tutto. Volevo dire solo una cosa, non sono sicuro di riuscire a pubblicare il primo episodio del Let's Play lunedì, ovvero domani, perché ho fatto il conto sbagliato dei giorni, mi sono organizzato male e lunedì mi sa che non riesce proprio ad uscire. Quindi non so, forse martedì, mercoledì, ma non ne ho ancora idea. Ho ancora qualche problema con la grafica e quindi non è un po' difficile per adesso. Quindi vabbè, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao ragazzi!